Buonasera, buonasera, bentornati, bentrovati, spero stiate bene, insomma giornate non proprio semplicissime per nessuno, visto, visto la situazione della pandemia, ritorniamo, forse mai una pausa così lunga a parte l'estate per le nostre <ride> conversazioni sull'Iran, però insomma siamo tornati, come diceva quello, ricchi e spietati come il conte di Montecristo, no vabbè, scherzi e battute a parte. Allora, buonasera a Delena Nascarinci, oramai presenza costante nelle nostre conversazioni, traduttrice, esperta di run, uh, sono attiva su tantissime cose, quindi questa sera uh, partirà con la conversazione con il nostro ospite di questa sera, Simone Ruffini. Buonasera Simone. Buonasera, buonasera a tutti. Che sei collegato da, diccelo tu? Gerusalemme, sono a Gerusalemme, arrivato da una settimana esatta proprio. Ma, insomma, Vedete, noi abbiamo veramente oramai un quadro, ci colleghiamo, Teheran, uh, eh, il Cairo ehm, Reggio Emilia anche siamo già collegati con una professoressa anche la tua città, tu sei di Reggio Emilia come dicevi esatto, sei, sei sì. di Reggio proprio? Io sono di gatta tra Reggio e Parma diciamo, ho sempre vissuto un po' l'essere parmigiano a Reggio e reggiano a Parma diciamo posto in cui si mangia malissimo tra l'altro veramente una miseria della gola proprio, soltanto cioè, per... già penso all'accento di di quelle parti fa venire fame, non so voi, <ride> <ride> allora, effettivamente è così. Allora, eh, salutiamo un po' gli amici che sono collegati. Cecilia, buonasera, piacere rivederti. Camran, in questi giorni ho avuto nostalgia, crisi di astinenza per diretta del nostro bravissimo organizzatore eh, Addirittura tra Sacchetti. Comunque, buonasera, gruppo. Buonasera, Antonio. Ad un partitone saluto agli ospiti graditi della diretta. Grazie a te, Gioele Zisa, che salutiamo, Marianna. Massimone non è un campione del nuoto. Sì, c'è un suo omonimo. No, è un omonimo, sì. sì. È un omonimo, esatto. Immagino quante volte ti abbiano scambiato per lui. E beh, diciamo no. che se mi, se mi vedessero petto nudo probabilmente non farei una bella figura con il, eh, eh, con il nuotatore. Ma sai che io ho lo stesso problema perché c'è un mio omonimo che è un maestro di danza di Conversano in provincia di Bari, che è, che è biondo, muscoloso, giovane e quindi fa... Sì. Fa, spesso è comparso anche su, su, in televisione così, mi ricordo che una volta mi hanno scritto: Ma lei è lo stesso che dà anche lezioni di danza, <ride> <ride> Questo mi dispiace, <ride> ma <proprio. ride> non, non, non ci siamo. Madonna, <ride> pensavo che fosse lui, eh, credevi, vedi? però vabbè, Noi potremmo sempre dire che era lui. Allora, scherzi a parte adesso, mm. eh, innanzitutto, com'è la situazione a Gerusalemme con per il Covid? Allora, diciamo che è migliorata negli ultimi giorni, nelle settimane passate c'erano migliaia di casi, mentre, soprattutto dovuti alle feste religiose che ci sono state, il Capodanno e la festa delle capanne, mentre adesso in realtà ci sono alcune centinaia di casi, piano piano comunque i negozi sono, è quasi praticamente tutto aperto, sta tutto migliorando piano piano. Tu sei a Gerusalemme per... Sto, ho iniziato un dottorato in uh, storia medievale persiana, storia del periodo Ilkhanide, quindi la dominazione mongola, e storia e letteratura, diciamo, persiana. Dicevi, dicevamo prima, prima di, di cominciare la diretta, che c'è una grande attenzione in Israele per, per questi studi. Sì, è vero. Il mio dipartimento, comunque di, dell'Università Ebraica di Gerusalemme, diciamo, ha due storici che sono eh, Michal Biran e Roven Amitai, che sono due massimi storici, diciamo, del, eh, almeno del mondo anglosassone eh, per quanto riguarda il periodo della dominazione mongola in Iran. E anche la mia professoressa, diciamo, una delle mie supervisor, è Giulia Rubanovic, che è comunque un'autorità. Eh, al momento per quanto riguarda lo studio della letteratura persiana in occidente allora noi il motivo mh, che ci porta questa sera è... <ride> occidente come? ha detto la parola magica è vero ha detto la parola magica e <ride> come dire fatale in un certo in un certo senso visto l'argomento che trattiamo questa sera eh... Ciao, chiodo dallo scanner scannatoio. È un mio, è un mio, mio, mio amico, questo è un mio amico, che, <ride> questo che è, è chiaro. <ride> beh, salutiamo anche lui, il tuo amico. Alessandro. Non, approf non approfondiamo altri, altri temi. <ride> è casa sua, è semplicemente casa sua, ah, detta beh. la Somoara. Ah, ecco, capisco. grazie. Allora, noi questa sera siamo <ride> uh, qui per questo uh, signore qua. Uh, immagino, insomma, chi, chi ci segue lo conosca. Uh, Simone, tu come sei entrato? Cioè, qual, qual è la tua storia con Jalal Alamad? Ma eh, allora, in realtà è abbastanza banale, diciamo, io mi trovavo a Edimburgo durante il mio Erasmus, e dovevo portare una presentazione su un autore iraniano. Quindi io ho semplicemente aperto Google e dei tanti che c'erano, diciamo, leggendo un po' le storie, ho detto: ma mi piace. E successivamente diciamo che dopo è stata una, una conoscenza felice perché la, la mia tesi di laurea è stata scritta proprio su Jalal al-Ahmad e insomma piano piano comunque mi sono appassionato a, a Jalal al-Ahmad. Possiamo fare una, una breve presentazione per quanti magari non, così non lo conoscano molto o semplicemente l'abbiamo sentito nominare appena. Allora, Jalal al-Ahmad a grandi linee è un intellettuale iraniano eh, del, del secolo scorso, eh, diciamo, eh, nasce nel 1923 e muore nel 1969, quindi non fa in tempo a vedere la rivoluzione islamica, però comunque fornisce un contributo diciamo, ideologico fondamentale, diciamo, un intellettuale a 360 ⁇ gradi, uno scrittore, eh, un antropologo. Eh, è, diciamo eh, esatto, un, è un marxista. Diciamo, anche può anche essere è un saggista, è un insegnante perché per tutta la vita eh, per tutta la vita lavora come insegnante ed è una persona molto influente. Diciamo che la società iraniana eh, diciamo guarda a lui come un intellettuale assolutamente di livello e a cui riferirsi. Anche perché, eh, comunque col fatto che lui fosse un romanzero, comunque uno scrittore di storie brevi brevi, diciamo, non scriveva solo diciamo, saggi particolarmente impegnati, ma attraverso le sue storie riusciva ad avvicinarsi anche ad un pubblico molto ampio. Mm. Certo, questo è, è, un, è un po' una costante, eh? anche noi abbiamo visto anche altri personaggi che abbiamo anche raccontato in queste dirette, che hanno questa, come dire, mh, identità multipla e poliedrica, e comunque li porta spesso ad essere insegnanti, è una costante questa, ci stavo pensando ora. Ehm. A esattamente, esattamente stavo pensando a lui l'autore del famoso pesciolino nero che proprio Elena eh. ci ha raccontato qualche mese fa in una diretta è insegnante, scrittore di racconti in particolare, quindi non romanzieri non romanzi, ma racconti brevi e poi intellettuale e, e diciamo intellettuale politico diciamo che anche mm -hmm. con un impegno eh, mol molto preciso nell'epoca che appunto era l'epoca dello scià. allora eh, lui è noto, almeno all'estero, per un'opera in particolare. Esatto. Sì. Beh, ovviamente lui è noto per l'opera garza de Guy, che, diciamo in, di cui i miei professori bolognesi al tempo mi suggerirono la traduzione occidentalite, e mm -hmm. non so se. È un, diciamo, un saggio eh, scritto all'inizio per una convenzione organizzata tra l'altro da, dal governo dello Shah, una convenzione sull'educazione, eh, l'idea nasce così, ma in realtà poi l'educazione diventa solo uno dei temi che sono affrontati perché Ole Ahmad è un saggio diciamo, polemico ideologico e all'interno mm. di questo saggio viene trattata la società iraniana del suo tempo a 360 gradi, diciamo, e eh, si delinea un po' il, la fase, diciamo, eh, vissuta dall'Iran in quel tempo. Ovviamente la descrizione dell'autore è parecchio negativa perché Jarabzadeh, eh, insomma, è una persona che è allucinata o comunque, diciamo, abbagliata da, dall'Occidente. Ovviamente indica anche un senso di malattia, un concetto che... Eh, Ole Ahmad va preso da alcuni pensatori europei, anche se la parola Garbzadeh non, non è sua, ma è stata inventata da Ahmad Fardid, che è un eh, filosofo diciamo, esistenzialista eh, che ha studiato in Francia e anche in Germania. È un filosofo che ha lasciato pochissime cose, pochissime cose scritte. C'è da dire che rispetto a Fardid, Ole Ahmad mh, non è un, un esistenzialista, rimane un marxista. Mm. E anche diciamo, i due concetti, di, diciamo, il concetto di Garbzadeh di Ahmad Fardid e quello di Ole Ahmad non sono esattamente gli stessi, e anzi loro a vicenda si, si sono accusati di essere Garbzadeh a vicenda, Ole Ahmad perché diceva tu sei una di quelle persone che si ritira diciamo, nel proprio bozzolo e dici la società iraniana deve rimanere totalmente diciamo, staccata da quello che è l'Occidente, ritirarsi nelle proprie tradizioni e quindi anche tu sei un garbzadeh, mentre per Ahmad Fardid, diciamo, Ole Ahmad era un, un garbzadeh perché era un, un intellettuale di stampo occidentale, era una persona che leggeva comunque Sartre, Camus, era diciamo, un, quasi una persona che si poteva, poteva far parte di un'intelligenza russa, diciamo, dell'epoca. Sì, intanto lui la stessa definizione che lo stesso... Che, che, che dà lo stesso alamad di Garbzadeghi, lui parla, parla di Garbzadeghi un po' cioè di occidentalite, occidentosi, un po' come potrei parlare di tubercolosi, anche uh -huh. se sarebbe più appropriato parlare di un'infestazione di, un di, di parassiti. Cioè questa è l'immagine uh -huh. che lui dà del, 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 del termine. Tra l'altro lui proviene da una famiglia religiosa, da una famiglia mh, tradizionalista. Esatto, sì, lui nasce in una famiglia fortemente religiosa. Tra l'altro, uno, diciamo, un suo zio, comunque, eh, diciamo, è stato uno degli esponenti della, della rivoluzione islamica Mahmoud alle Zani, e anche suo fratello Shams, eh, diciamo, eh, era comunque un chierico, e suo padre a sua volta era un membro del clero. Ole Ahmad, però, diciamo, Ole Ahmad doveva seguire la strada del padre, eh, per qualche mese dopo aver completato, diciamo dopo aver lavorato al bazar di Teheran ancora giovane, si reca a Najaf dove dovrebbe continuare i propri studi religiosi. però da Najaf scappa e torna a Teheran per completare, diciamo, gli studi laici all'università, all alla Darul Fonun, anche se in realtà lui ha finito poi, diciamo, le scuole superiori alla Darul Fonun. L'altro, lui ha anche uno, diciamo, uno stile di vita che insomma, probabilmente adesso senza poi scadere nel, nel gossip o nel, nell'aneddotica, non era propriamente quello di un buon musulmano. Sì, esatto, cioè, lui era una persona che comunque pregava, questo a detta di sua moglie, Siminda Neshvar, era un musulmano che pregava, però diciamo si concedeva anche di bere, insomma lui non aveva nessun problema a bere alcolici. Eh, fumava una sigaretta dopo l'altra la daneshvar, da questa descrizione proprio di lui che fuma una sigaretta dietro l'altra eh, però si sì, diciamo era abbastanza indulgente con se stesso diciamo non era un, un integralista però Beccato. diciamo che rimaneva comunque un musulmano lui si definiva musulmano però diciamo interpretato a suo modo un po' come io mi definisco cattolico, dai, diciamo, più o meno. Certo, no, no, questa è una precisazione da fare perché poi, come vedremo, il suo pensiero, il suo stesso concetto di Gabzadeghi, sarà invece utilizzato dalla, dalla, così, dalla propaganda dell'ideologia della rivoluzione eh, del, che porterà alla nascita della Repubblica Islamica. Cioè, è considerato uno de, degli intellettuali che ha influenzato di più. Quel movimento di pensiero che porterà alla rivoluzione, anche se, come hai detto tu, lui è morto dieci anni prima della vittoria della rivoluzione. Tra l'altro si parla anche di un, di un incontro tra lui e Comey, che, però, insomma, non è che fu proprio così un incontro molto felice, si dice che, che in realtà i due si siano visti per appena un quarto d'ora, ma non è che sia scoppiata proprio una scintilla di interesse reciproco. Sì, diciamo che lui comunque in generale la sua visione del clero non era particolarmente positiva. Insomma, lui aveva apprezzato il fatto che il clero si fosse sollevato contro la rivoluzione bianca eh, di Mohammad Reza Shah negli anni 60 e diciamo, si era lamentato del fatto che molti intellettuali iraniani, avessero, soprattutto comunisti, avessero snobbato questa sollevazione da parte del clero però diciamo la sua visione del clero in generale non era particolarmente positiva. Anche se lui, questo soprattutto in un'opera un postuma, no? che, che, che noi conosciamo, Garza de Ghi, ma in un'opera uscita postuma, lui invece dà una interpretazione, potremmo dire usando gli strumenti gramsciani, dà un'interpretazione esatto. del, del clero uscita molto interessante. Sì, lui vede il clero Shita come diciamo, eh, la classe degli intellettuali organici alla società iraniana. Diciamo, questo libro d'Arhadmat Vachionat e Roshan Fekran eh, diciamo, delinea un po' le caratteristiche di che cos'è un intellettuale. La prima domanda a cui risponde è che cos'è un intellettuale. Tra l'altro l'opera riporta appunto, la, tradu la traduzione del passaggio di Gramsci sulla formazione degli intellettuali. E dopo aver guardato vari intellettuali eh, di stampo occidentale, passa all'Iran e traccia una storia di quelli che sono tutti gli intellettuali iraniani dal periodo Achemenide eh, ai suoi giorni e vede come diciamo, questo aspetto della religiosità sia intrinseco alla società iraniana e eh, diciamo, appunto, come gli intellettuali... Eh, di stampo religioso siano propri eh, della, della cultura comunque persiana. Questo già dai tempi di Mani, Masdak, eh, per arrivare poi eh, fino all'avvento dell'Islam in Iran. Questa è un'altra una riflessione molto molto interessante, devo dire mh, facendo un po' insomma la battuta, dicevo prima, alla, alla fine Fun al Ahmad è un po' come eh, quegli attori che vengono riconosciuti, ricordati per un film importante, bello eh, della loro carriera, ma magari non se ne ricordano altri, come un po' Anthony Perkins se ne è ricordato sempre per Psycho, però in realtà ha fatto moltissimi altri film. Lui, cioè, la cosa poi curiosa, e qui vengo anche una domanda che viene da, da, da Claudio Zito, che salutiamo: domanda scontata, si trova qualcosa in italiano che io sappia? No, a voi risulta? Guarda, articoli, traduzioni brevi come quella di, di Simone, però sì, opere complete. Simone, non so se forse tu. In, ben... in italiano eh. no, so che in inglese e in tedesco alcuni suoi lavori sono, eh, sono eh, e poi ce, ce ne segnalano uno ecco, salutiamo la prof Natalia Tornesello che dice il bel racconti Minereti del Cielo tradotto da Filippo Bertotti e incluso nell'antologia che rega il medesimo titolo del racconto di racconti persiani del Novecento pubblicata nel 1989 da Selleri Editore, grazie mille ecco, questo poi è la cosa bella di queste dirette, che ci sono cose. io sinceramente non lo sapevo, quindi questa è, oh, è una oh, delle oh, prossime, ed è interessante però che sia un racconto ad essere stato tradotto, non una di, di, delle sue in fondo anche Garza in italiano non è stato tradotto. Io devo dire che l'ho letto in inglese, confesso, ma non, nel, nel senso che non, non l'ho letto in persiano, ma quello, quello che ho letto l'ho letto in inglese, perché non è, non è nemmeno così scontato trovarlo, giusto? Adesso non so, eh, Ma ha avuto anche liberato. una storia di pubblicazione difficile, tra l'altro. Rispetto, ad esempio, avete citato prima di schwar che con suo ha avuto una pubblicazione molto di, di successo, e velocissima con tantissime traduzioni in tutto il mondo, di stampe, eccetera, eh, Jawaharlal Ahmad ha fatto invece moltissima fatica, anche per le prime pubblicazioni, tant'è che ecco, i primi scritti circolavano insomma, eh, nel mercato nero diciamo, della, della letteratura, e quindi anche, probabilmente anche per questo è meno diffuso, credo. Simone, tu per, per le tue ricerche che difficoltà hai trovato da questo punto di vista? Cioè delle fonti? Se le hai trovate, magari non, non le trovate affatto. Diciamo che io, nel senso per la mia formazione universitaria, ho sempre avuto la, a disposizione materiale di studio, diciamo, anglosassone, quindi del mondo accademico anglosassone, e mi sono basato principalmente su quello, anche perché poi comunque di... Ole Ahmad hanno trattato anche insomma, autori iraniani che hanno scritto in inglese. Penso a Dabashi che ha scritto un, diciamo, un articolo abbastanza comprensivo su sì. Ole Ahmad e anche a Faseli. In italiano, ovviamente, io non ho utilizzato quasi niente. Prima di scrivere l'articolo diciamo, che voi avete letto, avevo visto che altri, diciamo, altri, altre persone in Italia avevano scritto due articoli ecco esatto questa la professoressa Tornosello è, penso che sta bella, tra bella traduzione italiana di grafzadechì fatta da una studentessa laureata sia all'orientale di Napoli nel 1990 ma non pubblicata peccato beh questo è, è, è un indizio qui dovremmo <ride> dovremmo <ride> lavorarci no no ma io parlo seriamente cioè nel senso che eh, insomma, eh, se c'è una traduzione di 30 anni fa eh, l, eh, Forse, non la, forse la traduzione non risale a 30 anni fa, si è laureata nel 90 però comunque sia sarebbe interessante anche. Cioè oggi c'è un'attenzione per, per, per questi temi in Italia che però non, insomma, non, non, non trova poi un, se non necessariamente uno spazio nel campo editoriale eh, Cameran diciamo pure che già dall'inizio era uno del Tutec, quindi del partito comunista ma, ma poi esatto. si, si separò esatto eh, sì, era... sì. È entrato nel partito Today, insomma, abbastanza presto. E, mh, diciamo che è entrato nel partito Today negli anni '40 e poi diciamo, che si è accorto assieme ad altri suoi amici, tra cui Khalil Malek Malekhi, che era diciamo, un po', diciamo, una figura eh, che per lui è rimasta importante per tutta la sua vita. Quando hanno capito che in realtà si sono accorti che il partito Today era un po' L'avanguardia dell'Unione Sovietica in Iran eh, hanno deciso di, di staccarsi dal partito todé. Sicuramente Al-Ahmad era un, un marxista all'inizio, non ci penso non ci siano dubbi su questa cosa. Però il, molto presto si rende conto che il sovietismo è un problema per i paesi del terzo mondo come, come l'Iran appunto. E tra l'altro lui sostiene fin da subito che eh, Khalil, Khalil Maliki eh, si è accorto che eh, diciamo eh, lo stalinismo soprattutto è dannoso e, si è, e se ne è staccato prima ancora di, di, dello stesso Tito in Europa, quindi mm. erano già avanti al tempo rispetto agli europei, sì, sì. Questo è anche un riferimento agli anni in cui, cui è ambientato insomma, il racconto che stiamo facendo. Sono gli anni. Eh, del neocapitalismo, come lo chiamava Pasolini, cioè gli anni in cui eh, la critica al, al Partito Comunista, questo anche al Partito Comunista italiano, eh, viene da, 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 da più fronti. Ci sono appunto dei movimenti nuovi. Di lì ci sarà poi la Cina con Mao, ci saranno appunto, come dicevi tu, il movimento dei paesi non allineati, quindi con la Jugoslavia di Tito anche in prima linea. Ci sono appunto tutte queste spinte dei movimenti di liberazione che allora avranno un impulso molto forte. Camerano eh, che ti dice bravo, esatto, che Maleki fondò Terza Via se non è esatto, Quindi sì, questo è un momento nella storia politica dell'Iran. Eh, io, se permette, volevo soltanto leggere tre righe di, di questo benedetto Garbzadeghi, ma solo per, per dare un'idea di, di cosa parliamo, che magari insomma, ma proprio veramente telegrafico. Eh, che è una cosa che a me piace ricordare sempre, eh, quando lui parla appunto di in che senso eh, la malattia, l'occidentosi, l'occidentalite, e, e lui dice questo, cioè il, il fatto di dover eh, affrontare i, i temi nuovi che vengono a una società che si sta, mh, sta avviando una modernizzazione veloce come quella iraniana degli anni 60, con strumenti e con concetti tipicamente occidentali. E lui dice questo. Siamo stranieri a noi stessi, è straniero quello che mangiamo e come ci vestiamo. Sono straniere le nostre case, stranieri i nostri modi, i nostri libri e quel che è più pericoloso è straniera la nostra cultura. Cerchiamo di farci un'istruzione di stampo europeo e ci affanniamo per risolvere qualsiasi problema ci si presenti nel modo in cui lo farebbero gli europei. Guarda, c'è un rimando pazzesco ad un saggio di Samad Berenghi in queste parole perché lui era ovviamente maestro, oltre che traduttore, scrittore, proprio come Ole Ahmad, e in uno dei suoi passaggi racconta proprio, ehm, facendo ovviamente una critica al sistema eh, dell'educazione eh, messo in atto in quegli anni in Iran, in cui diceva che nelle scuole elementari venivano utilizzati dei testi di stampo occidentale, ad esempio riportava l'immagine di questa famiglia la sera a cena seduta al tavolo con delle sedie e diceva per i bambini iraniani questo è una cosa che non, non trova corrispondenza nella vita che vivono quotidianamente. Quindi proprio dall'educazione dei bambini eh, partiva tutta una sorta di, di divulgazione che, che non trovava corrispondenza nella realtà delle, delle persone. Tra l'altro è interessante anche questo riferimento che fa in queste righe a quello che mangiamo. E ricordo sempre che. Questi sono gli anni della famosa eh, riforma agraria dell'Iran che portò a, a un collasso del, dell'agricoltura. Cioè, ricordo sempre il, il racconto del compianto ambasciatore Mezzalama che diceva lui quando. E arrivò in Iran che già c'era stata la rivoluzione lui diceva che il, la frutta non si poteva mangiare in Iran chiunque è stato in Iran e che ha vissuto quindi Elena me lo confermerà dice invece la, la frutta iraniana è buonissima cioè e, e allora fatto, come? Sì. no, sì, sì, effettivamente no, no, nel senso che il, voglio dire che, che allora quella questa eh, diciamo il modello eh, agricolo industriale che poi appunto la riforma portò a una come dire, una riconversione di tutte le procedure, i modi di lavorare la terra, portò a un collasso della produzione interna agricola. Tanto che nel 71 fu il primo anno nella storia dell'Iran in cui il paese dovette importare beni alimentari. Cioè, mh, questo riferimento. Quando noi anche facciamo il nostro. I, i, i nostri discorsi in Italia sulla cultura alimentare, no? cioè, quindi sul fatto, sul, sul modello di, di cosa mangiamo, in quale riferimento. Non è una cosa banale, oggi è diventata molto di moda, anche dopo l'Expo di Milano, no? il, il, mm. il tema del, di moda di in inglese, il food, è diventato proprio un, un tema che secondo me è un ritorno un po' primitivo a ciò che, che pensano è basilare per l'umanità però questo è un tema interessante Cammagno dice esatto Elena il suo antiimperialismo era viscerale adesso allora, vediamo anche Tiziana Buccico allora eh, volendo andare avanti Elena so che avevi un paio di, di argomenti anche insomma tu che avresti voluto toccare allora eh, hai citato prima eh, Pasolini no? Eh, ovviamente il periodo storico è lo stesso e come dici tu anche nel tuo articolo e lo citi eh, le tematiche sono molto simili, pur avendo loro avuto due vite completamente distanti, e, eh, che non si sono mai incontrate e conosciuti. Però ecco una cosa che io trovo molto mh, simile eh, tra i due è proprio la rivalutazione del contesto rurale. Eh, lo fa Pasolini con i suoi primi scritti, e lo fa allo stesso modo già Ole Ahmad con i suoi scritti etnografici e antropologici. Per i quali poi, tra l'altro, verrà spesso criticato per non utilizzare una, una tecnica scientifica e, e puntuale. Non so se tu sei dello stesso parere, ma insomma i temi credo che siano molto, molto simili. Sì, sì, assolutamente. Insomma, eh, sia, sia, per, sia per Pasolini che per Ole Ahmad, i temi sono simili. Ole Ahmad è un pioniere dell'etnografia eh, in Iran. E tra l'altro penso che lui lavorava eh, diciamo, per un istituto eh, sulla ricerca eh, sociale antropologica dell'Iran e ha collaborato con Gholam e Saedi che insomma, poi, edì, diciamo, ha pubblicato anche lui diciamo, etno ricerche etnografiche eh, molto, molto famose e diciamo, il suo lavoro nell'Iran rurale è una, un tentativo di presa di coscienza con una società che si sta omologando e si sta omologando per agenti appunto venuti da fuori che sono le macchine. Lui c'è questo, diciamo, c'è questo timore per la tecnica o comunque una società dove la tecnica è onnipervasiva e diciamo, uccide la letteratura, la bellezza e la poesia che invece fanno parte sono intrinseche alla società iraniana, come magari lo potevano essere alla società contadina italiana, magari ancora, che c'era ancora negli anni 60, e diciamo questo tentativo di, di prendere coscienza e di, di evitare diciamo, questa omnipervasività delle macchine che rende le persone schiave. Insomma, Pasolini parla di un fascismo eh, diciamo eh, più totalitario del fascismo stesso, perché appunto prende le menti delle persone e non le abbandona mai, mentre il fascismo di Mussolini non era riuscito a entrare eh, diciamo, nella mente delle persone eh, quanto, eh, quanto in realtà lo ha fatto la società dei consumi. Eh, Ahmad parla di macchine, Pasolini parla di società dei consumi, la differenza può essere questa tra, tra i due autori. C'è sì. esatto. il famoso, famoso video recuperabile facilmente in rete di Pasolini sulla spiaggia di Sabaudia, che ha qualcosa di profetico, di apocalittico, no? quando lui parla appunto di distingue tra società eh, potere totalitario e potere totalizzante. No? Lui parla, e alla fine conclude con quelle parole terrificanti: quando dice: do, Ci svegliamo da questo, da questo incubo e ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Insomma, è, è una Beh, conclusione buona. Um... Vado forse Prego. fuori tema, però l'abbiamo visto pochi mesi fa con l'inizio del virus. Tanto parliamo di occidentalite, quindi pure questa è una marcia. Ah, certo. diciamo. Esatto. Abbiamo visto quando avevamo bisogno di alcuni dispositivi di protezione individuale e abbiamo scoperto che non li producevamo più. Anche questo può essere un tema su cui ragionare. Ci cioè siamo trov trovati improvvisamente sprovvisti di alcuni prodotti che erano necessari alla nostra sopravvivenza. E quindi sì, sì. abbiamo dovuto cambiare il modo di, di pensare e cambiare le produzioni poi. D'altra parte è lo stesso, come dire, lo stesso sviluppo della pandemia corrisponde a un... che probabilmente in, in un'altra epoca non avrebbe avuto una velocità come questa il virus proprio che è data da, dagli da, da, da stessi veicoli, gli stessi vettori che, che, hanno, che hanno condizionato ma anche in positivo per certi versi le nostre esistenze negli ultimi decenni ma che, che chiaramente oggi sono un fattore negativo perché danno al virus la, la possibilità come dire di, di, di raggiungere tutto il mondo in pochissime settimane perché questo è stato insomma allora eh, salutiamo, va, eh, salutiamo, dice, il libro è stato ripubblicato più di dieci volte, fu scritto dal mio amico d'infanzia Vaghen di Berlino e Babacca Simir in Praga. Noi eravamo colleghi con il figlio di Malechi Pirus Malechi ci ha lasciato circa 15 anni fa. Marco mh, scrive forse nel suo itinerario di pensiero, ha delineato come avrebbe dovuto essere il percorso dell'islam radicale politico da Jamal a, a Afghani a oggi. Eh, Claudio, bello che ci sia un pasolino iraniano, peccato mm -hmm. che non abbia fatto anche il regista, eh, sì, si si è occupato di. Si è occupato di pittura ma non si è mai dato al, al cinema purtroppo. Anche se poi, vabbè, insomma... Golamo Sainz sì. d con, con il quale ha, ha lavorato, poi insomma è stato, ha scritto se non, se non vado errato, diciamo il, è, il testo di Gov, che è stato, insomma, il cinema uh -huh. neorealista italiano, parte, neorealista iraniano, parte comunque uh -huh. da quell'ambiente lì. Sì, 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 ma la, non, 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 non è stato dietro la macchina da presa, però sicuramente insomma, la, eh, fa parte di quell'ambiente quella, quell letterario, culturale, che, 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 da cui è nata anche poi una parte del... Di, il cinema iraniano eh, Franco Naccarella che salutiamo, cultura europea non per forza negativa assolutamente no occidentalismo sicuramente negativo vi segnalo un articolo sul messaggero del primo novembre 2020 su islamizzazione dell'Europa dell e dell europeizzazione dell'Islam atteggiamenti entrambi non rispettosi delle diversità e del rispetto di essi dei valori comuni vorrei affrontare nel mio intervento del 2 dicembre qui Giovedì fa, fa un trailer del, del, sicuramente faremo una diretta appunto programmata già per il 2 dicembre. Ehm, su Saggezza dell'Islam, eh, vera comprensione della sua storia, arte, cultura e del dialogo interculturale e religiosa, molto interessante. A Gioele, vorrei chiedere a Simone se secondo lui, nelle riflessioni di Ale Ramad, vi è a rischio di una visione romantica delle classi subalterne, in particolare rurali. Interessante questa domanda. Eh, diciamo che insomma, Ole Ahmad si, si auspicava un miglioramento della loro condizione. Lui, essendo un marxista, sperava che eh, l'Iran eh, iniziasse a produrre le macchine e mettesse diciamo, la propria, i propri cittadini nella condizione di usufruirne in maniera consapevole per soddisfare i, i propri bisogni. Quindi, diciamo che. Ole Ahmad non era una persona che si opponeva al progresso materiale, sicuramente si, si opponeva a un, a un progresso di, di stampo occidentale o comunque inconsapevole, o comunque importato inconsapevolmente da, dall'Occidente. Lui sicuramente sperava che eh, diciamo, i, vedeva insomma, dei problemi all'interno delle, delle classi rurali. Eh, iraniane, però, allo stesso tempo, secondo me, si rendeva anche conto che lì permaneva un carattere, diciamo, peculiare della propria cultura e, e delle proprie radici. L uso spesso la metafora de, dell'acqua e della terra, che insomma rappresentano le proprie radici e la cultura iraniana. Grazie Samira, questa piacere per, per mm. portarvi Voglio fare una domanda a Simone, così per riflettere insieme sul, proprio sulla diffusione di questo saggio, non solo in Iran, ma insomma in tutto il mondo. Quanto pensi che mh, sia stato importante, o perlomeno quanto abbia pesato il, lo stile, cioè il tipo di scritto? Cioè, per quale motivo lui, ad esempio, non ha scritto un racconto? breve, ad esempio mi viene in mente Simindone Sparre che utilizza gli stessi uh, ambienti, e le stesse narrazioni, diciamo che piace tanto a Antonello questa parola narrazione, <ride> quindi diciamo è, nel piano ideologico la parte corrispondente dal punto di vista femminile ovviamente di Joel Oleh Ahmad, però lo fa attraverso un romanzo. E lo fa in una maniera diciamo, più romantica, tra virgolette, no? raccontando la storia di questa Nazaré con determinati flashback che fanno riferimento alla sua infanzia e di quanto eh, l'imposizione dell'insegnante dell eh, britannica fosse pesante e onnipresente nella sua, nella sua vita quotidiana a scuola. E mi chiedo se non so se Gerard Armad oltre al, al, al fatto che comunque ha avuto difficoltà appunto nella pubblicazione di, di questo scritto, uh, insomma, uh, probabilmente se avesse scelto un altro tipo di, di scritto avrebbe avuto più mh, pubblico. Sì, lui in realtà eh, ci aveva. Provato, in realtà questo dopo, perché lui scrive un romanzo che è Nefrine, Zamin, in cui inserisce un sacco di questi temi, ma il, il romanzo non ha molto successo. Però sì, diciamo che Ole Ahmad e Simin daneshvar sicuramente eh, tra di loro dialogavano. La stessa daneshvar dice che insomma eh, io non vedo solo i testi finiti di mio marito, ma vedo anche le bozze e sicuramente. Eh, ci sono dei rimandi, eh, diciamo, ai temi di Garb Zadeghi eh, all'interno eh, all'interno del romanzo eh, della Daneshwar. e eh, Secondo me, Ahmad, insomma, la forma che poi assume questo, questo saggio trattato è anche per, diciamo, per la contingente, e soprattutto la Danijevar aveva avuto una formazione di tipo diverso, ha studiato comunque. Eh, narrativa in, in California, insomma era formata anche nello scrivere romanzi, mentre Ole Ahmad in questo senso era più eh, un autodidatta. Però okay, sicuramente okay. ci sono dei temi che, che ritornano tra i due romanzi, penso appunto tu hai citato giustamente eh, la maestra che appunto impone un comportamento, eh, in, 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 questa scena dove insomma fa mettere un vestito bianco a una ragazza che sta portando il lutto, se non, mm -hmm, se non no. ricordo errato, oppure anche la figura dello stesso Zinger eh, che vende le macchine da cucire, Singer, quindi porta le macchine all'interno, eh, eh, che appunto porta l'avanguardia delle macchine all'interno della società iraniana e poi come diciamo gli inglesi invadono l'Iran, lui da venditore di macchine da, da cucire si trasforma in un, eh, in un generale, quindi una, era un agente di fatto dei, di, comunque, dei servizi segreti. Eh, Inglesi, oppure lo stesso eh, insomma, fratello e eh, il fratello di Yusuf, il marito di Zoharie, è, è il Garzadeh per eccellenza, insomma, è quello che tradisce i propri valori e di, chiama suo fratello stupido perché è un idealista e diciamo eh, è in combutta con gli inglesi pur di accaparrarsi un posto a Teheran, eh, un posto pur di avanzare la sua carriera politica. Quindi sicuramente, sicuramente ci sono dei, dei riferimenti. Ovviamente la, la Dhaneshwar ha avuto il, il merito probabilmente di creare, di inserire questi temi in un romanzo che poi ha avuto un successo, un successo molto grande. Insomma, non penso che nessuno. È il romanzo per eccellenza iraniano del secolo scorso, penso e Alea Ahmad purtroppo questi risultati non li ha raggiunti pur essendo una figura molto ascoltata vediamo lì qua questa foto ho fatto vedere prima sono loro due nel giardino di casa insomma è una, è una bella immagine no del, del, ah, loro due Questo, questa è invece un'altra foto eh, di lui in ambito accademico immagino comunque insomma un, un personaggio importante tra l'altro uh, chiudendo poi mh, questo lungo capitolo su Garbzadeghi Gar eh, c'è uno storico iraniano Abbas Amanat in, in un, un suo uh, volume secondo me molto, molto bello che, che consiglio che ha dato insomma, una definizione piuttosto come dire, eh, netta su questo libro lui lo definisce addirittura il più dannoso testo in persiano prodotto nel XX secolo questo nel senso de degli effetti che ha prodotto però insomma è è interessante per capire anche l'importanza che ha avuto questo testo all'interno della de, de, de storia del secolo scorso, e credo anche quella attuale. Marco scrive, questo è proprio ancora il difetto dell'orientalismo iranismo italiano, che non riesce a trovare una strada di indirizzo, di diffusione, come gli studi tedeschi o anglosassoni. Poi ci sono... Eh, una di Joele che dice per questo riferendosi a quello che hai detto poco fa lo vedo vicino alle riflessioni di Ernesto De Martino oltre che di Pasolini interessante anche questa, uh, questo suggerimento di, eh, di Joele ci sono un po' di tuoi fan simone sei bellissimo <ride> simone che meraviglia del e proprio di ascoltare i discorsi profondi c'è un po' la torsida di simone qui che però ci fa piacere no è scherzo è bello anche saluto tu e li saluto tutti i miei amici bolo bolognesi e, e praticellesi ecco <ride> allora, ehm, allora ehm, prima di, di, di dare la parola ad Elena volevo chiederti una cosa che ti guarda anche il Paese in cui sei, cioè Israele, perché eh, una cosa che, di cui magari non si è parlato moltissimo è che invece Hamad eh, fece un viaggio in, in Israele e da questo viaggio uscirono anche delle, delle riflessioni interessanti. Esatto, allora sì. Oleh Ahmad ha visitato Israele eh, nel 1964 e eh, ne, ne è uscito un, un articolo inizialmente che poi è diventato libro. E questo articolo che uscì in Iran subito dopo il suo viaggio diciamo che sconvolse un po' gli ambienti soprattutto del clero perché la descrizione che Ole Ahmad ha dato ad Israele in questo articolo è estremamente positiva e dopo verremo successivamente nel 1967 eh, con la guerra dei sei giorni scrive un altro articolo su Israele dove dà una descrizione totalmente positiva e ne inserisce una totalmente negativa con temi, diciamo, abbastanza classici dell'antisemitismo, quindi gli ebrei che controllano i media, gli, gli ebrei che controllano mm. i... Questo, questi articoli verranno raccolti in un libro pubblicato da suo fratello, però, nel 1984. Quindi Ole Ahmad pubblica questi in forma di articolo. Tra l'altro il suo articolo... Eh, quello del 1967, quindi quello fortemente critico, ehm, viene ripubblicato a Com, quindi, eh, con il nome di insomma, Israele, l'agente dell'imperialismo. Eh, però all'inizio Ale Ahmad riceve anche una chiamata da Ali Khamenei eh, eh, in seguito al suo primo articolo, quello del 64, dove gli dice guarda che hai deluso una, diciamo, una buona parte dei tuoi fan perché hai descritto positivamente israele in realtà ale ahmad chiama mh, va in israele invitato dal ministro della cultura israeliano diciamo che l'iran al tempo formalmente non riconosceva israele ma comunque eh, c'erano agenti israeliani in iran che trattavano argomenti sia di tipo militare che di tipo economico sicuramente ma anche culturale perché ale ahmad inizia a vedere c'è un negozio in viale eh, al che Mette fuori pubblicazioni israeliane. Siamo in un periodo in cui, appunto, c'è una disillusione con lo stalinismo e eh, diciamo, con la rivoluzione bianca, appunto, la riforma agraria, che era un po' il cavallo di battaglia dei comunisti iraniani. Si cerca un po' di guardarsi intorno e i kibbutz sono una forma di agricoltura collettiva che, comunque, ispira molti socialisti iraniani del tempo e Ole Ahmad viene invitato da questo personaggio che si chiama Zvi Rafia, che tra l'altro è una persona che ora scrive anche per Haaretz, e visita Israele con sua moglie. Lui si trovava, fa prima un viaggio in Olanda, eh, Olanda ed Inghilterra, e poi da lì eh, arriva in Israele che visita con eh, la Daneshwar per una settimana. Noi sappiamo che la Daneshwar ha addirittura tenuto due lezioni all'Università Ebraica di Gerusalemme. Mentre Ole Ahmad ha incontrato diversi personaggi, tra cui scrittori eh, membri eh, di, del ministero eh, dell'educazione, appunto, e visitano anche questo kibbutz. Ma la cosa fondamentale è che lui chiama Israele una veloyat. E quindi c'è il concetto di veloyat. Lui vede in Israele, descrive Israele diciamo in termini sciiti. Adesso la teoria di Khomeini certo. non era ancora, usci non era ancora certo. uscita, però comunque è interessante che lui veda lui chiama Ben Gurion e, e Moshe Dayan, i, diciamo, dice che non sono profeti ma quasi, li paragona ad Enoch e Giobbe perché vede che hanno una visione per, per, i, per i figli di Israele. Tutto questo poi è ritrattato ovviamente nell'articolo del 1967. E c'è questa cosa che ci si chiede appunto se Israele sia all'inizio, ci si chiede se Israele sia effettivamente Occidente o D'Oriente. Lui ammira Israele per la sua capacità di fare leva diciamo, su quello che è l'olocausto per chiedere riparazioni all'Occidente. Quindi, questa celebrazione della, diciamo, della morte o comunque del, eh, dell'ingiustizia subita per eh, creare una nazione eh, forte e sicura e non dipendente dall'Occidente e vede anche appunto come Israele sia in grado di controllare i mezzi di produzione, come abbia forme di agricoltura collettiva particolarmente appunto, interessanti da, dal suo punto di vista, dal punto di vista di un iraniano eh, dell'epoca. Certo, va anche detto... Il libro in Iran è uscito col titolo, eh, ovviamente è uscito nell'84, quindi la rivoluzione era già venuto, eh, Safar Darveloyate. Azrael o Azrael, quindi eh, Velayat, è, sì. è, insomma, Asrael è l'angelo della morte, diciamo. Sì. Mentre il titolo era Velayat Israel, il titolo del suo articolo. Il, il, ricordiamo che la parola Velayat è, è una forma di, di, dire, di governo, cioè Velayat e vuol dire il governo del giureconsulto, che è la famosa teoria a cui accennava Simone, che Khomeini elaborerà qualche anno dopo rispetto al. Al, al viaggio di, di Allah Hamad questo è molto interessante dicevo, credo sia anche doveroso ricordare che Israele di allora era un paese molto diverso da Israele attuale, cioè, come composizione demografica, come, come, come tendenza politica, come storia, era, era chiaramente molto molto, uh, molto diversa. molto interessante. Questa parte qui, secondo me, è una delle più interessanti del, del lavoro appunto di, di questo personaggio di cui stiamo parlando questa sera ecco la professoressa. Tornesello che ci sa Safarbe, eh, ve la Israel. Sì. Eh, Joelle, Gioele, perdona, devo andare per la successione conversazione. Grazie, Simone. Aspettate, aspettate aspettate, una mia mail. Sì, sì, ma ne <ride> Gioele. A, a mia volta ti devo contattare anch'io. Eh, scusate questo, questo intrusione un po' extra. Il, eh, il modello agricolo collettivo israeliano interessante ed efficace dal punto di vista sociale ed economico. Appunto, parliamo ovviamente di. Fatti risalgono oramai a quasi 60 anni fa, insomma. Questo noi dobbiamo un po' sempre, sempre ricordarlo, e dico anche ahimè, insomma, quando parlo degli anni '60, sì, sì. nel senso che comunque sono cose che per me prima erano appena l'altro ieri, nel senso che eh, gli, gli anni '60 erano il passato non conosciuto, non vissuto. Adesso comincia a esserci più di mezzo secolo di distanza. Quindi. Marco che ci scrive: anticipa anche in questo il dilemma e il contrasto della storia politica iraniana, dei di che vuol Din e, e Shaab, pure una diversità strutturale di quest'ultima dinamica storica, un'altra un uh, riflessione. Allora, um, Elena, volevo ridarti la parola per un ultimo allora, giro. Se, se sei d'accordo, Antonelli, vorrei provocare una reazione sì. <ride> facendo vedere la foto che ti ho mandato oggi. Allora, questa è un'illustrazione di una bravissima illustratrice iraniana eh, che al momento vive a Londra. Ora non so se è nata e cresciuta a Londra, ma credo di no. Eh, ad ogni modo c'è questo progetto che si chiama Il Runner, ed è un collettivo di illustratori e illustratrici di tutto il mondo che fanno le prime pagine di una rivista che non esiste. Questa è una prima pagina. E il fatto che la rivista eh, si, si chiami Tehraner, che ricorda un po' il New Yorker, che è famoso anche per queste bellissime copertine fatte da illustratori eh, di grandissimo livello, eh, sia scritta in inglese. E intorno a questa scelta c'è stata anche una polemica, eh, in cui gli iraniani dicevano: Accidenti, non riusciamo ad essere iraniani neanche nello scegliere il titolo della rivista. Non lo so, tu che cosa, che cosa ne pensi? Che Cosa ti fa pensare questa scelta? Mm, non saprei, purtroppo, cioè, dal mio punto di vista, il mondo va in un'unica un direzione, per quanto poi ci siano anche visioni differenti, però, dal punto di vista di un italiano, insomma, io vedo le nuove generazioni, penso sia comune anche qua da noi comunque avere adesso modelli culturali inglesi piuttosto che, piuttosto che nostri insomma io ehm, ho lavorato quest'estate in un centro estivo io ho sentito parole come tryhardare o diciamo cioè prestiti dall'inglese come come avrei... tr tryhardare try cioè try che hard. vuol dire oh madonna che era. <ride> eh, okay. quindi io oh, ho sentito sì. anche queste cose quindi cioè, secondo me ehm, diciamo mm, non gliene posso fare una colpa. Penso che purtroppo forse mh, questo Pasolini ha avuto ragione. Diciamo la battaglia ormai penso sia già eh, persa. Si persa non so, sì. ma magari arriverà un nuovo profeta a, a indicarci la via. Mh, per adesso non lo so. Però insomma. Diciamo che no, volevo essere... dire il nome dell'illustratrice. Scusami, Simone. Penso, è... penso, che, sì. penso che sia. Penso che sia penso che il nome Teheran, insomma non ci vedo nulla di male però anche per me <ride> ci, sta. ci sta è bella l'immagine Elena dice sì. sì volevo dire il nome perché ha un account Instagram che secondo me vale veramente la pena questa l'abbiamo presa direttamente da lì e si chiama Roshi Rusbehani e... Rosh. molto bello è no, molto bello possiamo anche anticipare no fare un piccolo <ride> anticipiamo eh, anticipiamo dai, eh, cioè, l'avremo allora, ospite tra tra quanto, Dio non mi ricordo, fra una decina di giorni, proprio, no no la no, settimana quella dopo ancora, sì sì sì, eh, scusate, dai, proprio... dove guardare la <ride> Genova vive, vive, vive in Italia o vive in Iran? A Londra, ha Londra. Londra, okay, fatto un, un libro tra l'altro molto interessante mm -hmm. di cui parleremo di illustrazioni, molto, molto 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 bello. Allora, eh, Sandra, no, sono fregata, non parlo inglese, no, ma noi mh, poi facciamo da interpreti anche, qui, qui si fa tutto, non, non, ovviamente non, non, non facciamo una cosa pure soltanto in, in inglese. Ehm, eh, ci avviamo forse verso la conclusione, Elena, non so se tu avevi un'altra... Allora, sì, un'altra di osservazione, diciamo prima sì. che è peccato che Gerollo Ahmad non, non abbia fatto un film. E mi è venuto in mente immediatamente uno scritto di Pasolini che si chiama Il padre selvaggio, che era uno scritto appunto fatto con uh, lo scopo poi di diventare film, poi non fu così. E mh, in questo scritto mh, diciamo, si racconta di questo bambino nero che viene educato da un insegnante europeo e che non riesce in nessun modo a trovare dei punti di contatto. Ed è un po' così con quello che succede con questa occidentalizzazione imposta. Eh, è come una, non so, un, un qualcosa che non trova eh, accoglimento, no? perché viene imposta secondo determinate regole e di conseguenza eh, non riesce probabilmente a penetrare. In modo naturale, e ho ripensato immediatamente alla diretta della professoressa De Cesaris sull'architettura, in cui sì. ad un certo punto si è parlato di questi open space nelle case iraniane, ma diceva l'open space non è mai esistito nelle case iraniane. Ma questo, ovviamente, è tutta l'evoluzione: eh, è così che va, l'evoluzione del, del tempo, la società cambia, i costumi cambiano, insomma. Sì, sì. È una cosa che non è accettata. Non... Oh, vabbè, è interessante come riflessione. Questo, questo va anche detto qui mi ricollego anche a una domanda che Cameran fa già da due volte. Quindi la dico perché sennò sono... <ride> cioè, alla fine eh, Ahmad ha avuto anche insomma, una vita breve, nel senso che è scomparso abbastanza improvvisamente, e lui chiede. Eh, nelle ricerche, per le ricerche che tu hai fatto, che conosci, ti risulta che sia stato avvelenato dalla Savac, come riteneva Simin, come riteneva la moglie? Eh, io insomma, questo non lo, non lo posso dire. Io le ultime, diciamo ovviamente, le ultime ore di Ole Ahmad le, le conosco appunto per l'articolo che la stessa Dane ha scritto, questo già, il, diciamo, il tramonto di Jalal, rube eh, Jalal. Mm. E, lui comunque era, era, già, era già invecchiato, avevano, aveva, diciamo, la Daneshwar notava come lui avesse, diciamo, suo, i suoi capelli fossero diventati bianchi molto presto, era una persona che fumava, era, può essere che abbia avuto un infarto. Io francamente non lo so. Loro vivevano in una zona abbastanza isolata, diciamo, mm. dell'Iran, perché a salem è un posto era isolato, tra l'altro, loro vivevano vicino. Ad una, avevano questa casa di villeggiatura eh, in un posto che per essere raggiunto insomma, bisognava attraversare due ponti di cui uno fatto di tronchi non era, non era molto, diciamo, molto facile erano piuttosto isolati insomma io dubito che lui sia stato avvelenato Preparato. penso sia stata una, una fatalità questa è una cosa poi nel, nella storia iraniana mm. Sì, sono per... stati tutti avvelenati Beranghia, il figlio di Comenì ehm... Beranghi no, Beranghia nel fiume no no ma tutti dicono che ah. sono stati tutti scusami no, non volevo dire avvelenati tutti uccisi dalla SAVAC ah, certo. eh, Beranghi si dice che sia stato, siano stati i sigari della SAVAC gettarono aggettarono nel fiume il figlio di Comenì morto lungo per infarto Anna Jaff, si è stato ucciso anche per questo il, eh, lo, lo stesso Ali Shariati che muore a Londra probabilmente per infarto anche lui, si dice che in realtà sia stata la SAVAC, cioè è un po' difficile quando si ha a che fare con la storia dell'Iran non cadere un po' nel complottismo, per cui alla fine sono stati sempre tutti uccisi eh, dalla SAVAC, che sicuramente uccise tanta gente, sicuramente nelle, nelle lotte nelle politiche di, di ieri e di oggi ci sono anche trame di questo tipo, poi, poi è anche vero che ci sono anche delle morti di casa naturale, comunque era un, una persona che ecco, non aveva avuto nemmeno una, una vita così regolare, diciamo anche sì. dedita all'alcol. Eh, sì. Non, insomma, voglio dire, non, 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 sa, non, non abbiamo. di certo oggi non abbiamo le prove di questo e direi anche che mh, è una cosa che probabilmente nel, nell'economia, anche nel nostro discorso, forse è anche una... una Un'importanza un, un relativa, tutto qua, una, mm. no, 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 non volevo. Eh, Sì, Si, sì, si, sì, mi dice che deve stare allenato oppure è vero che c'è un po' di complottismo, ecco, direi di sì. Allora, ehm, io direi che mh, non so se ci sono domande, Elena. Tu aggiungere qualcosa? Se ci sono domande da, dai nostri amici, eh, anche il buon ecco, insomma, sì, anche insomma. <ride> Uh, 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 buon uh. amico. Questo eh, mi mancava eh, anche il modello cinese di agricoltura, dice il professor Naccarella. Maoista è stato superato da un modello di Deng Xiaoping che univa elementi collettivistici di capitalismo occidentale con caratteristiche cinesi, in Iran, come era concepito nelle riforme agrarie. Shah e di Katami, non ho capito se è una domanda o se era una, una cosa, però adesso ovviamente non avremmo il tema è interessante, non, sicuramente oggi in questo momento non abbiamo lo spazio per, per trattarlo che si aprirebbe veramente un altro, un altro capitolo. Gaudi, avrei molte cose da dire su alcune posizioni rispetto all'occidentalizzazione, all non sempre sono d'accordo ma non faccio in tempo a dialogare con voi, grazie infine mi avete fatto pensare molto, grazie a te. Eh, Gaudia, allora io prima di salutarvi, di ringraziare Simone, visto che abbiamo ancora pochissimi minuti, vorrei fare due spot pubblicitari. Il primo riguarda domani la diretta delle 21, quindi la sera, tanto non si può più uscire, quindi insomma state tutti buoni a vederti sera e con Davud andremo nel nord-ovest, questo è il Caspio, insomma ci faremo un viaggio che cambiamo quadrante dell'Iran. Da, 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 Dall'altra volta dalla genere Kerman, andiamo a nord-ovest. Poi è un, uno spot che forse voleva fare Elena, ma aveva detto che voleva, si prestava a questo biego a questo biega, nel senso che sapete, questa è, è un'operazione un che, che noi facciamo: si fa per passione. Per, fare, come tutte le cose ci sono anche de 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 delle spese che comporta tutto eh, e da, 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 da pochi giorni diciamo c'è anche un merchandising che riguarda appunto questa uh, queste dirette eh, lo metto Dobbiamo qua, viene da una strada per fare delle vendite un po' più efficaci. Capito? Io sono sicuramente tutto tranne che un venditore. però diciamo, ho messo su questa cosa con oggetti che richiamano un po' l'Iran, un po' le nostre dirette, un po' tutto. Cercare semplicemente così, magari, di un modo per sostenerci. Metto qua il link. Perdonate, chiedo scusa anche a Simone per questo. Simone che no, sono bellissimi. Anzi, la link. maglietta è molto sì. È molto bella la maglietta. No, ma poi sono fatte con un, con un modo eh, particolare, voglio far vedere anche il... il come dire, questo è l'iPhone case, insomma, il, adesso ve lo, lo, lo condivido un po' in grande, così si vede, però ci sono delle stampe eh, persiane che insomma non, non, non sono malaccio, quindi ecco, lo faccio vedere qua, eh, ecco qui per esempio, non so se si vede. Eh, eh, Tolgo questa cosa qua, eh, però eh, ecco insomma, cerchiamo sì. di fare una cosa con gusto, con stile. Come credo abbia fatto, in questa... stupenda la tazza. Ecco, dai, dai, comprata, <ride> bravissima. Sono belli, anch'io le accatteremo. Ecco, era questo, era questo che. Che che Prepariamo ecco, a preparia Natale, appunto. Natale si avvicina: bisogna farlo. Se no poi con le spedizioni, non si fa in tempo. Ha allora, detto, detto questa, questa cosa qui. Io vi ringrazio veramente, eh, soprattutto eh, professore. Eh, nord Iran, no, nord-ovest. Nord eh, domani parleremo è eh, una teoria interessante. Alehamad, anche nel quadro della rinascita letteraria persiana, e come rappresentante della letteratura engagée degli anni 60 sicuramente. Eh, ringraziamo anche la, la prof. Ah, ringrazierei innanzitutto eh, eh, Simone per questo, questo tempo che ci ha dedicato. Eh, Un per voi, grazie tutto. Elena, grazie Antonello. Yeah. Mi ha fatto molto, molto piacere. No, no, veramente, magari torna a trovarci, ci risentiremo. Buon tutto a Gerusalemme, buon tutto in Israele per il, per il tuo lavoro, per i tuoi studi, veramente molto interessanti. Certo. E complimenti. Eh, grazie ad Elena per eh, insomma ecco. aver partecipato anche con la sua approfondimenti molto interessanti sempre, è sempre eh, molto interessante anche per me eh, Come, dire, mh, imparare tante cose diverse questa sera è stata un'occasione ah. di eh, apprendimento per me eh, interessante eh, complimenti per la trasmissione, grazie per acculturarci complimenti per la trasmissione e la passione che ci mettete grazie, grazie a voi eh, bravo Simone, brava Elena, grazie e complimenti allora io nel salutarvi tutti vi rinnovo l'appuntamento grazie a te Antonello Federica, è stato molto interessante averti ascoltato. È un argomento che sicuramente potrò approfondire, grazie a Tonello. Ma andremo anche avanti con, con, altre, con altri argomenti di questo tipo perché veramente questa sera abbiamo toccato cose molto molto interessanti. Questo rapporto anche con Israele, secondo me, questo par parallelo Iran-Israele, secondo me meriterebbe un approfondimento eh, ulteriore. Allora, io ringrazio tutti voi, do appuntamento a chi vorrà, domani sera punto, si, si, si parte, si viaggia, andremo nel, nel nord-ovest e eh, da, eh, da qui a lì buon tutto e buona serata.